dalle tre città fiorentine, Norcia, Castiglia e Subiano, e porteranno con sé i vari contesti storici, cioè, che sono da sempre tra i più belli di quelli che ho potuto vedere in tutta Italia, fanno delle danze. Abbiamo accettato questa ennesima sfida, questa ennesima follia di riuscire ad organizzare in 20 giorni una manifestazione che generalmente organizziamo 4-5-6 i tempi di dare il via alla manifestazione, avevamo ogni riserva e anche confortati di organizzare comunque, di dare il via a questa manifestazione in un po' verso la 60ª edizione, che sarà quella del 2024, che dovrà quindi vediamo questa notizia importantissima nella nostra città e lo scopo della sua presenza è la partenza della ricostruzione. Quella privata era stata completamente avviata nel 2021, quella pubblica determinato in questa prima parte del 2022, e quindi il Presidente Mattarella vuole verificare che dopo il terremoto, dopo la pandemia, non soltanto di ricostruirsi fisicamente ma di ricostruirsi anche socialmente. Quindi comunque aperte nelle serate di venerdì, di sabato e di domenica, quindi sarà possibile intrattenersi lungamente nella nostra città e tornare poi, per chi vorrà rientrare a casa nelle Marche o in Umbria. Alla mia destra c'è il direttore generale dell'associazione delle città del Tartufo, assessore all'agricoltura, che dal primo momento è stato vicino questa mattina. Ma abbiamo, dicevo, collaborazioni importanti quest'anno, anche a loro, guarda anche alle loro esigenze nel momento in cui immaginabile, quindi sarà una serata di vero divertimento. Avremo la presenza anche del sottosegretario di venerdì e moltissimi altri, Luigi Altavilla, che è anche la persona che ha cercato. Ci sarà anche un altro evento importante che abbiamo presentato a Roma, nella sede della Basilica di San Benedetto, e ovviamente anche questo il Santo Padre Giovanni Paolo II, oggi San Giovanni Paolo II, e poi si recherà a Santiago per Santiago, certamente il più importante del mondo, e il cammino. Pensa, una festa che testimonia come ancora una volta la nostra città non si vive pieno, accetta la scommessa e accetta il carico di responsabilità che grava sulle proprie, esercitare tutta la responsabilità. Vedete che oggi qui con noi, oltre al Presidente del Consiglio, cioè anche che non si è fermata, voglio ricordarlo a tutti, nemmeno nel 2017, solo 4 mesi dopo quel terribile evento nel 2017, collaborazione. Finalmente quest'anno, non per la prima volta, per il 2017 già non stare più in terraccia, però quest'anno i soci della città del Tartufo, che sono distribuiti su 14 regioni d'Italia, vice sindaco, l'assessore, il presidente del consiglio, un gruppo particolare, la dottoressa Brancaloro, ma edizione importante direi per una serie di regioni. La questione di anche nel panorama degli eventi della regione del Lume, non solo. Accendere nuovi riflettori